Ciao Marco, benvenuto, benvenuto su Elapsus. Ciao Davide, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Innanzitutto devo dirti che ho letto con estremo interesse e curiosità il tuo libro. Oggi stiamo parlando del libro Lo Shintoismo e come domanda introduttiva per affrontare questo argomento e cercare anche di capirne qualcosa in più. Volevo chiedere prima di tutto di presentarti e di dirci due parole su cosa fai e di cosa ti occupi nella vita. Io ho una piccola società di produzione cinematografica e sono coproduttore di Revengeance di Bill Clinton e La mafia non è più quella di una volta, che ha vinto il premio ufficio della giuria a Venezia 2 anni fa, l'ultimo lungometraggio di Franco Maresco. In parallelo mi occupo di management e di innovazione e sono nel consiglio di amministrazione di due start-up, Freedom Ways, una società biomedicale, e Andu Studios che fa capo alla piattaforma di gaming di Nemesis. Ma scrivo anche libri di cultura giapponese. Quindi arriviamo, diciamo, al punto. Perché hai scelto di produrre un libro sullo shintoismo? I testi che sono in circolazione attualmente, secondo te, non sono sufficienti, non sono esaustivi sull'argomento? Cosa ti ha spinto? Io personalmente da lettore non sono mai rimasto soddisfatto dell'offerta che trovavo in libreria, perché i testi che ho trovato in italiano sullo shintoismo erano o testi troppo facili o testi estremamente accademici e quindi troppo puntuali e concettuosi per un pubblico più ampio. E allo stesso tempo non trovavo un testo che fosse da solo e veramente esaustivo. E quindi sono stato animato da una spinta chiarificatrice per molti aspetti necessari avvicinare una materia così complessa e sfaccettata. Ma soprattutto, per me, occupandomi di cultura giapponese classica, è stato abbastanza naturale, essendo lo shintoismo alla base del pensiero nipponico. Bene, a questo punto dobbiamo introdurre l'argomento, quindi ti vorrei chiedere come nasce lo shintoismo e soprattutto quando e come nasce, in che circostanze. Il quando non è così semplice, perché noi in Occidente siamo abituati più a religioni fondate, mentre qui non abbiamo né un insegnamento del fondatore né una rivelazione divina che ci permetta di collocarla con un'esatta datazione. Di fatto, le idee che stanno alla base dello shintoismo sono le credenze popolari, come sono state trasmesse nei testi sacri, oltre che la visione etica sviluppata nel corso della storia. Ma questi testi sacri nascono nel 700 d.C. per legittimare la preminenza politica per volere divino del clan Yamato sugli altri, in particolare su quello di Izumo. Quindi, sostanzialmente, possiamo dire che sia il Kojiki che il Nihonshoki nascano per esigenze politiche e da lì vadano ad attingere a tutta quella che era la tradizione orale fino a quel momento. Quindi c'è anche una funzione politica. Sì, assolutamente. Sostanzialmente, sì, nel Kojiki Nihonshoki viene spiegato il rapporto tra gli umani e le divinità, e viene tracciata la genealogia di quel popolo di cui si parla nei testi, quindi dei giapponesi, ricollocando tutto all'interno del clan Yamato e collegando la divinità con l'imperatore. Ed è per questa ragione che poi nel corso del tempo l'imperatore è sempre rimasta come una figura più o meno ambigua tra il politico e il religioso, anche se nei tempi attuali, insomma, sembra non essere più così. Assolutamente sì,
In qualche modo questi testi cercano di riflettere il mantenimento di tre ordini, l'ordine dell'universo, l'ordine dell'umanità e l'ordine della storia, e assistiamo alla crescita e alla nascita della redimità, poi alla fondazione del Giappone e quindi alla discesa del nipote celeste che sarebbe Trisavolo dell'imperatore Jimmu. Quindi si crea, diventa un po' come una sorta di favola lirica in cui si spiegano le origini mitologiche del Giappone e delle varie famiglie nobili. Ti chiederei quali sono le principali divinità dello shintoismo. Come saprai, avendo letto il libro, il panteo shintoista vanta circa 8 milioni di kami, che abbracciano tradizioni sia shintoiste che buddiste, ma anche credenze popolari legate all'agricoltura. Se noi escludiamo il mito fondativo, l'universo del mondo, possiamo considerare centrali Amaterasu e Susanoo, che nacquero dalle abluzioni di Izanagi. Amaterasu è la dea del sole e si fece riconoscere presto per la sua bravura, tanto che Izanagi le conferirà il governo della piana del cielo, dove lei insegnerà ai propri sudditi la coltivazione del riso, l'educazione dei Bakodaseta e l'arte del tessere. Mentre suo fratello Susanoo viene descritto in qualche modo come audace, affanato, impulsivo, e a lui dal padre Izanagi verrà affidato il dominio dei mari. Ma Susanoo, annoiato dalla monotonia dell'incarico assegnato, lo abbandonerà presto per abbandonarsi a una serie di gesti violenti proprio nella campagna che Amaterasu cercava tanto di coltivare. E in questo passaggio la storia diventa molto interessante perché alla fine tutte le azioni che Susanoo condurrà saranno tali che verrà punito e bandito dalla piana celeste e spedito sulla terra. In particolare verrà condannato all'esilio nella regione di Izumo. E da qui incomincerà a vagare, affrontando diverse avventure, scontrandosi con un serpente a 8 teste, ma soprattutto si racconta tra le varie imprese che lui abbia conquistato la Corea e debellato la peste. Abbiamo parlato quindi di queste due divinità principali. Qual è il mito fondativo dell'universo e del Giappone? Il mito fondativo in qualche modo non avviene subito, cioè nel Kojiki vengono descritte all'inizio una serie di divinità conosciute collettivamente come Koto Amatsukami, che vengono caratterizzate dal fatto che sono nate già come coppia maschio-femmina. Sarà soltanto con la settima generazione, con la nascita di Izanagi e di Izanami, che assistiamo all'unione delle due polarità e da lì effettivamente alla formazione della prima terra. Izanagi e Izanami riceveranno una alabarda ingioiellata e con questa si recheranno al ponte che collega il cielo e la terra, mescoleranno il mare sottostante con l'alabarda. Dalla lancia gocciolerà dell'acqua salmastra fino a formare l'isola di Onogaroshima. Quindi faranno di quest'area la propria dimora e incomincerà una sorta di rituale tra di loro che li porterà ad accoppiarsi. Ma le prime divinità che nasceranno avranno dei problemi di malformazione, perché sarà la divinità femmina a invitare la divinità maschile. Quindi loro ripeteranno il loro rituale fino ad avere una serie di figli, tra cui ritroviamo anche la nascita delle isole del Giappone. Quindi una ricaduta dall'universo sino al Giappone. Sì, E e in tu qualche sei. modo appunto anche la spiegazione della centralità del Giappone rispetto al mondo.
Chi sarebbero i Kami? Cioè, i Kami è il nome identificativo delle divinità o c'è una qualche distinzione? Possiamo volgarmente sì tradurlo come nome identificativo della divinità, ma il concetto di Kami è un po' diverso dal nostro concetto di divinità. È stato a lungo oggetto di discussione anche in Giappone. E nel periodo Edo si diffuse la concezione che Kami potesse riferirsi a qualcuno che stava al di sopra di se stessi. E quindi, dal momento che si narra che i Kami risiedano nella piana celeste, furono definiti come coloro che vivevano sopra. Questa concezione è entrata sempre di più nell'immaginario dell'uomo comune. Ma nella loro concezione noi abbiamo una distinzione tra appunto questa moltitudine di Amazukami che risiedono nella volta celeste e i Kumitsukami che invece sarebbero i kami nativi della terra del Giappone, insieme agli spiriti e alle famiglie potenti che esistevano in Giappone precedentemente alla discesa del nipote celeste. Ma allargando, secondo alcune concezioni teologiche, kami potrebbe semplicemente riferirsi a tutte quelle meravigliose cose che, essendo dotate di poteri particolari, difficili da trovare in questo mondo, incutono un timore reverenziale in noi. E quindi possiamo dire che la natura dei kami, purché sia dotato di particolari poteri, possa esprimersi attraverso fenomeni naturali, attraverso oggetti rituali o anche attraverso la possessione spiritica di corpi umani. I kami, quindi, esistono come in uno stato invisibile e il loro stato rimane in uno stato sospeso sino alla manifestazione che si esprime in una forma concreta quali entità ideali o concettuali. Quindi esiste sempre una gerarchia dei kami. Esiste una gerarchia e se tipicamente i kami che stanno nella volta celeste, cioè gli Amazukami, vengono ritenuti più forti, più potenti dei Kunitsukami, c'è un passaggio nei testi sacri dove si fa riferimento a un certo Kakaseo che vive nello spazio profondo e gli stessi Amazukami sembrano avere timore di Kakaseo. A questo punto la domanda diventa d'obbligo, cioè quella di parlarci un po' dei templi shintoisti. I templi shintoisti in origine erano semplicemente dei santuari temporanei che venivano allestiti in occasione di un festival, un rituale in luoghi considerati sacri. E quindi già nel periodo primitivo troviamo una serie di luoghi naturali che servivano come luogo per attrarre i kami, conferendogli una forma fisica. E non è infatti da questo punto di vista insolito trovare anticamente grandi alberi circondati da fune sacri o formazioni rocciose usate come forma di terreno sacro o degli stessi altari di pietra. I primi edifici, in un senso più moderno, risalgono all'incirca a 90 anni prima di Cristo. E possiamo dire quindi che la nascita dei primi templi coincida con l'inizio della coltivazione dei campi, andando proprio a creare un legame tra l'adorazione dei kami e il raccolto da mietere. E da questo punto di vista, infatti, non è insolito che i rituali siano ancorati all'alternarsi delle stagioni, che comunque abbiano ancora un legame con la ciclicità dello stile, del ritmo della vita. Vorrei chiederti qualcosa in più perché, essendo stato in Giappone, avendo visto vari templi shintoisti, ho notato una conformazione che chiaramente rispetto all'abitudine nostra, quella che è delle chiese, ma anche delle moschee,
che sono molto più identificabili come edifici, c'è tutta una serie di strutture prevalentemente in legno che creano anche confusione in chi non conosce la struttura di un tempio shintoista. Per esempio, all'ingresso si trova il tori e poi ci sono vari edifici. Volevo chiederti se ci potevi descrivere, per sommi capi, questa distinzione, come erano strutturati. Oggi i santuari shintoisti sono costituiti da parecchi locali ed edifici e quindi troviamo il cosiddetto onden, che sarebbe la stanza o l'edificio contenente il corpo sacro del Kami, e dove andiamo a trovare fecchi, spade, gioielli, ma anche delle rappresentazioni esoteriche sotto l'effetto dell'influenza buddista. Abbiamo un'altra area, l'Aiden, che è aperto ai laici ed è collocato effettivamente dietro, più piccolo, privo di decorazioni, ma in qualche modo la struttura dei templi è sempre caratterizzata da uno spazio all'aperto, da un giardino all'esterno, dove il fedele possa recarsi per ritrovare il contatto con la natura e l'equilibrio con se stesso. Non è neppure insolito trovare all'esterno dei palchi per rappresentazioni teatrali. Tutta l'area circostante, in qualche modo, è caratterizzata da tutto ciò che può essere importante per la purificazione, ma anche quest'area all'aperto viene a volte messa a disposizione per l'esecuzione di danze rituali. Ha introdotto un tema per cui volevo farti una domanda, ossia quali sono i riti principali che accompagnano la vita religiosa di un giapponese? Il rito fondamentale è sicuramente quello della purificazione, che è un tema che troviamo un po' in tutte le religioni. Per lo shintoismo nulla è peccaminoso di per sé, ma una serie di atti e comportamenti creano impurità che la persona dovrebbe evitare se vuole raggiungere la pace mentale. E l'elemento principale della purificazione tendenzialmente è l'acqua. E quindi possiamo trovare dei fedeli shintoisti che si purificano in meditazione sotto le cascate o tramite abluzioni con acqua di fonte o con acqua di mare. La rappresentazione del lavarsi diventa una purificazione a livello più profondo, proprio spirituale. Attraverso il rituale è come se l'essere umano riuscisse a trarre giovamento dai propri poteri e ad accrescere la forza spirituale. E un po' come accennavo prima, noi ritroviamo alcuni rituali che vengono rispettati un po' come delle osservanze annuali, come a stabilire una sorta di regolamento all'interno di un particolare gruppo sociale. E quindi parliamo di riti legati alla coltivazione del riso, osservanze per un ricco raccolto al momento della semina, riti di repulsione degli insetti o per fare piovere. Ma troviamo anche un altro tipo, troviamo i cosiddetti riti di passaggio, ovvero quei rituali che accompagnano la vita di un individuo. E questi sono rituali che possono accompagnare anche i viaggi o le delocalizzazioni in altre regioni o la partecipazione all'interno di un nuovo gruppo, di un nuovo ambiente, un po' come se fosse un vero e proprio rituale di iniziazione. Ma come avviene qua in Occidente, abbiamo ancora dei rituali che segnano sia la nascita, sia la fine del ciclo di vita.
Lo shintoismo ha una struttura gerarchica religiosa, un po' come quella del cristianesimo? Chiaramente penso che sappiamo tutti l'importanza che ha l'imperatore. In particolare, secondo la Costituzione Showa, il tenno è il simbolo dell'unità del popolo. E al di là di tutto ciò che viene elencato nella Costituzione, oggi il ruolo dell'imperatore va scomparendo al livello religioso. Abbiamo assistito a una separazione tra lo Stato e la Chiesa. Tuttavia, continua a rimanere la riverenza sia per il tenno che per la famiglia imperiale, e questo viene accompagnato ancora oggi da vari riti domestici. Però, proprio per questa separazione Stato-Chiesa, noi abbiamo in Giappone la Jinja Honcho, l'associazione dei santuari shintoisti. Quello che risulta secondo me interessante è che se vengono amministrati circa 100.000 santuari e 140 scuole, in qualche modo ognuno di questi santuari ha una sua natura giuridica separata. Ovvero, i santuari godono di una certa autonomia. È come se quello che segna l'importanza è la storia della loro fondazione, e da lì anche va a segnare l'importanza amministrativa che riceverà. Per quanto riguarda la Jinja Honcho, la sede principale si trova a Tokyo e da lì troviamo una serie di organi amministrativi, di uffici sussidiari, volti a consentire un'efficiente amministrazione. Ma rispetto a quella che è la nostra concezione, credo che assuma sempre più la percezione di un ufficio più burocratico-amministrativo. Però la figura sempre centrale, in teoria, rimane sempre l'imperatore. La figura centrale rimane l'imperatore, la questione è che in qualche modo il Giappone è stato costretto con la Seconda Guerra Mondiale a dover rimodulare il messaggio e quindi in qualche modo a dover riqualificare o ridurre il ruolo religioso dello shintoismo. Lo shintoismo in qualche modo non è più la religione di Stato, ma continua a essere la religione nativa dei giapponesi. Tant'è che dopo la Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo assistito al proliferare di templi anche al di fuori del Giappone, proprio perché i giapponesi cercavano di mantenere il contatto con le loro origini. Ma la Jinja Honcho non può essere guidata dall'imperatore, viene oggi guidata da un consiglio in cui il presidente esplicita tutte le funzioni e un po' come in una corporazione religiosa abbiamo dei membri rappresentativi del gruppo e un vicepresidente che supervisiona e rappresenta l'organizzazione nel mondo esterno. Tu ci hai fatto capire come l'approccio religioso sia cambiato nel corso del tempo da parte dei giapponesi, un po' per l'avvento della modernità, un po' per lo shock, che è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la domanda che io ti faccio è come è mutato nel corso del tempo l'approccio religioso e se questa religione è ancora molto viva oppure tende a perdere di interesse, di pregnanza nei giapponesi, un po' come avviene per il cristianesimo in Occidente. La religione, un po' come dicevo, appunto, loro cercano di ritrovare, soprattutto quando si spostano fuori dal Giappone, di mantenere vivo il contatto con le proprie origini. Di fatto, l'impatto,
con tutte le riforme amministrative c'è stato, quello che è cambiato è stato l'esprimersi di una nuova libertà di religione, perché quello che vediamo dopo la seconda guerra mondiale è il proliferare di una serie di nuove settecentoiste. Di contro, anche i nuovi fenomeni urbani hanno contribuito al venir meno del sistema precedente, perché quello che si perde è la connessione col ciclo di vita delle colture agricole e quindi quel contatto più intimo con i festival tradizionali. In qualche modo i festival vanno assumendo più un significato di cortei urbani, e conservano ancora un qualche elemento significante della cultura giapponese, ma si vanno distanziando da quello che era il loro significato originario. Quindi un mutamento c'è in maniera abbastanza evidente, un po' per la modernità e un po' per i mutati costumi che c'è all'interno del popolo giapponese. Assolutamente. Bene, Marco, ti ringrazio tantissimo, la chiacchierata è stata veramente molto interessante. Indubbiamente hai creato grande curiosità da parte di coloro che vorranno leggere e approfondire l'argomento e sicuramente questa intervista è stata molto proficua da questo punto di vista. Quindi non posso che ringraziarti. Grazie a te per questo invito e grazie anche per aver letto il mio libro.